Buon pomeriggio e benvenuti a tutti quanti voi. E vi ringrazio per aver deciso di partecipare a questo tavolo di co-working che abbiamo organizzato in collaborazione con i comuni e i consorzi che ci stanno accompagnando in questo momento di transizione verso un nuovo, una nuova definizione, un nuovo assetto. È quello di oggi, appunto, l'occasione per fare un punto di confronto e di riflessione su quelli che sono i nuovi obiettivi della normativa e per vedere come le amministrazioni si stanno predisponendo per questo nuovo scenario. Sarà anche l'occasione in cui l'Associazione Nazionale dei Comuni, attraverso il coordinatore della struttura tecnica, fornirà anche un'informativa su come stanno evolvendo le negoziazioni e quindi come l'associazione sta negoziando il nuovo accordo di comparto previsto dal 116. I lavori saranno introdotti dall'ingegner Francesco Iacotucci, che oltre a essere appunto un componente e un esperto della materia per ANCI, lo è anche per l'IFEL, per tutti gli aspetti legati all'MTR e quindi a tutto il mondo ARERA. Francesco Iacotucci quindi ci introdurrà il tavolo di co-working e lo modererà. Grazie. Grazie a tutti. Allora, il mio compito oggi è di, da una parte, di moderare e dall'altra di delineare in qualche modo i punti della discussione. L'argomento l'avete visto del tavolo e cercherò in qualche modo di fare un po' il punto della situazione, sia dal punto di vista normativo, facendo un po' un passaggio tra passato e presente e vedendo anche un po' quello che potrà accadere nel futuro. Le novità normative sono sicuramente tantissime e questo è uno dei punti fondamentali in questo momento. Siamo in un momento di grande cambiamento, da una parte ci sono le direttive europee che ancora devono essere applicate compiutamente, c'è il piano nazionale della gestione dei rifiuti, ci sono i nuovi CAM rifiuti, la regolazione, la questione degli impianti minimi, vedremo anche l'importanza dell'accordo di comparto. Con, e pensando al futuro, la parte della direttiva imballaggi, anche i nuovi EPR. Se possiamo in qualche modo andare a sintetizzare quello che è questo grande cambiamento, io lo chiamerei dalla quantità alla qualità. Questa è la parte qualitativa, quantitativa. Ad oggi l'Italia ha, devo dire, finalmente raggiunto il 65% di raccolta differenziata. A livello quantitativo l'Italia è leader in Europa sulla raccolta differenziata. Ma questo dobbiamo dire due cose, perché c'è sempre un ma dall'altra parte. Da una parte questo era l'obiettivo al 2012, dall'altro questo è soltanto un punto di partenza. E perché un punto di partenza? E su questo però vi chiedo di riguardare, la conoscerete benissimo, anche le differenze che abbiamo tra le regioni, perché se è vero che abbiamo un 65% medio, c'è comunque una differenza importante tra le varie regioni d'Italia. Questa differenza da che cosa è impattata? Vedete, quando si dice che il modello è una soluzione per tutto, questo è un confronto, e di questo ringrazio il CONAI che ci ha reso disponibile questi dati sulla diffusione dei modelli di raccolta. Ecco, il modello, come si dice, una rondine non fa primavera, ecco, non è il modello di raccolta che consente in automatico di avere dei risultati. Quindi già soltanto dal punto di vista quantitativo non è sempre soltanto il modello di raccolta che ci consente di ottenere risultati equivalentemente importanti. E lo stesso possiamo dire anche per i costi. Perché vedete, anche andando a vedere i costi, questi invece sono dati ISPRA 2022, il costo pro capite sembra non parlare né con la raccolta differenziata né col modello di raccolta. Ecco, per questo, per ricordarci che la parte dei costi, che poi alla fine è l'elemento finale, ma un elemento di grande interesse per i cittadini, è un elemento, come si dice, multiparametrico, per cui ci sono sicuramente molti fattori che
comporta l'arrivare a quei risultati, sappiamo l'impatto degli impianti, sappiamo quanti impatti ci sono per arrivare a quei costi. La raccolta differenziata, ancora a livello quantitativo, possiamo dire che questo 65% si è raggiunto con una certa crescita. Vediamo una crescita sicuramente più importante nella parte del sud e un nord che oramai è arrivato a plafond, diciamo, da questo punto di vista, a poche variazioni. Ma dicevamo, qual è l'evoluzione? L'evoluzione da oggi in poi noi non dobbiamo più parlare di quantità, dobbiamo parlare di qualità, di effettivo riciclo. E questi sono i nuovi numeri di cui dobbiamo iniziare a fare amicizia e quindi dobbiamo iniziare a vedere quanto questi numeri sono applicati nelle nostre realtà. E su questo gli obiettivi di riciclo, sicuramente molto sfidanti, sono: nel 2025 il 55%, si arriva al 65% di riciclo effettivo dei materiali. Discorso a parte, su cui sicuramente qualcuno vorrà fare un focus, invece, è sulla parte degli imballaggi. Questo, la parte riciclata degli imballaggi deve essere al 25% per lo meno, il 65%, al 30% il 70%. Ulteriori focus e altri obiettivi invece per le bottiglie in PET. Di questo poi c'è un riflesso anche nel nuovo regolamento imballaggi: 77% delle bottiglie messe al consumo deve essere riciclato entro il 2025, ad oggi, cioè 2022, siamo al 67% e il 90% nel 2029. Ecco, se la raccolta differenziata cresce tanto, questi invece sono i risultati ad oggi sul riciclo, questi sono i dati del Green Book Utilitatis ultimo. Vedete che se la raccolta differenziata cresce tanto, il riciclo non cresce altrettanto in maniera importante. E questo è un altro fattore di riflessione comune che lascio al tavolo, perché ovviamente se gli obiettivi sono sul riciclo e non sulla raccolta differenziata, come vi dicevo, probabilmente la sfida è sulla qualità e non sulla quantità. Sulla qualità e non sulla quantità, scusate. Gli obiettivi sugli imballaggi, dicevo, particolarmente sfidanti. Ieri la notizia data dal CONAI di un riciclo degli imballaggi al 75%, i risultati invece, quelli aggiornati da bibliografia, sono quelli che vedete, e sicuramente anche lì c'è sicuramente ancora del lavoro da fare. Quali sono gli elementi di aiuto? Perché la norma non dà soltanto obiettivi, ma ci dà anche aiuto per capire come questi obiettivi devono essere raggiunti. Ecco, da una parte abbiamo il CAM rifiuti. Il CAM rifiuti ci dà una prospettiva non solo numerica di raccolta differenziata, ma di percentuale di conformità dei materiali della raccolta differenziata. Questa percentuale nei CAM viene individuata come una percentuale di attenzione, quindi al di sotto di questa percentuale di conformità deve partire un controllo da parte dell'ente affidante. Ecco, questo è un altro delle parole, diciamo, importanti, secondo me, è corresponsabilità, cioè corresponsabilità tra ente appaltante e gestori per il raggiungimento degli obiettivi anche qualitativi. In questo si unisce con degli elementi meno immediati dei CAM, ma altrettanto importanti, ARERA, con i nuovi parametri di qualità sulla raccolta differenziata. E qui quindi andiamo proprio su un rapporto tra la quantità che è stata raccolta e quella che viene trasferita agli impianti consortili, e un rapporto tra i ricavi riconosciuti dai consorzi di filiera e quelli massimi. Quindi ARERA inizia a dare, io dico, un'opportunità agli enti nella produzione dei PEF di iniziare a rendersi conto della qualità della raccolta differenziata che vanno a fare nei propri territori. Questo è il primo momento in cui i comuni si trovano per legge a dover confrontarsi con un elemento che è anche qualitativo della raccolta differenziata. Identico fattore c'è anche per l'organico, che non è il tema, il focus della giornata odierna, ma ha anche qui un elemento di novità. Per la prima volta i comuni possono e devono chiedere le analisi merceologiche che si fanno agli impianti. Questo è un unicum nella nostra normativa, perché ad oggi i comuni potevano affidare il proprio organico, come io dico a volte, senza sapere cosa andavano a portare. In questo caso devono chiedere all'impianto, anche se il costo
è standard, qualsiasi livello di impurità ci sia, devono dire: scusa, il mio organico com'è? È buono o non è buono? E questo significa appunto l'elemento di corresponsabilità importante, cioè io devo sapere quanto raccolgo ma anche cosa sto portando ai vari impianti. E finisco invece con l'elemento economico, che è quello che più piace a tutti, perché alla fine il vecchio adagio piuttosto sbagliato del fatto che la raccolta differenziata doveva portare un risparmio ai cittadini è sicuramente qualcosa che non ha aiutato fino ad oggi. Ma è pur vero che il valore della raccolta differenziata e l'elemento del costo dell'esercizio della raccolta differenziata fino ad oggi ha avuto un ristoro per legge di quelli che vengono chiamati maggiori oneri, cioè semplicemente il costo maggiore della raccolta differenziata rispetto all'indifferenziato. Oggi la norma porta una novità fondamentale, che è invece il andare a ridare dei soldi che devono essere proporzionali al costo che io ho sostenuto per la raccolta, i costi sostenibili, i costi che devono essere ovviamente compatibili con quelli che sono i costi tra virgolette standard della raccolta differenziata, ma ci si va a rapportare direttamente ai costi e quindi in qualche modo si ha un rapporto più diretto, perché il produttore deve sostenere i costi di quello che viene chiamato il fine vita del prodotto, cioè il prodotto, di quello che avviene al prodotto da quando il consumatore lo consegna a quello che è deputato a raccoglierlo, cioè gli enti, noi, i comuni. Dove siamo oggi sui proventi? Anche questo devo dire. I proventi ad oggi, i consorzi erogano ai comuni circa 700 milioni. Ieri CONAI ha comunicato che per il 2023 i milioni sono 725, una cifra di questo genere. Ed è importante perché questi soldi ad oggi, uno, non vengono tutti correttamente rendicontati dai comuni, perché molto spesso con deleghe e subdeleghe questi soldi un po' svaniscono all'interno della contabilità comunale, e invece è importante rendicontarli in maniera corretta all'interno dei nostri PEF, ma ovviamente c'è anche una prospettiva dell'ultimo elemento di cui vi volevo parlare, che è proprio cosa succede con l'accordo di comparto. ARERA ha fatto un esercizio di stile andando a dire quanto copre oggi il contributo CONAI rispetto ai costi della raccolta differenziata. ARERA dice che questa copertura è il 42% medio, ma è ancora più importante la parte che vedete a destra. Quanto è la copertura come distribuzione? Perché la copertura in questo caso va anche il 10%, anche al di sotto del 10% per alcuni enti. Per cui è importante da una parte avere grande coscienza dei propri costi, capire se quei costi sono efficaci ed efficienti e poi sicuramente dover lavorare all'interno dell'accordo di comparto per poter poi arrivare alla copertura e quindi poter rendere conto ai propri cittadini del lavoro che si è svolto, se si è svolto nella maniera corretta, e quindi anche rispetto ai produttori poter chiedere la copertura proporzionale. Allora, io di questo vi ringrazio e di questo quindi inizierei con il giro di interventi. Allora, di questo vi, giusto come organizzazione generale, io farei un primo giro di interventi di 5 minuti ognuno, dopodiché alla fine degli interventi, semmai poi chi vuole eventualmente reintervenire o lasciando anche un po' di spazio di domande, in modo da avere spazio per tutti e avere la possibilità anche di un vero confronto. Ecco, io spero veramente che questo momento sia un'occasione per dire sicuramente il proprio, ma anche per confrontarci, per poi capire come affrontare queste sfide prossime e future. Grazie. Di questo quindi allora lascio la parola a Fiorenza Pascazio, che è il sindaco del comune di Bitetto e presidente di ANCI Puglia. Grazie. Grazie a voi, buonasera, bentrovati a tutti, grazie Francesco Iacotucci. Grazie di questo momento di confronto. Insomma, ci incontriamo, prima dicevamo più o meno siamo diventati abitué delle nostre frequentazioni, ma questo ben venga, vuol dire che ritorniamo ad interrogarci, a confrontarci su temi importanti. Hai disseminato, Francesco, delle pillole interessantissime. Dal punto di vista dei comuni, che è quello che naturalmente rappresento io, e dei comuni del sud in particolare, mi riferisco a quella
grafica evidentissima, no? Che riporta e misura in maniera plastica quella che è la situazione. Stiamo sicuramente facendo tutti quanti un ottimo sforzo e un ottimo lavoro. Ormai le percentuali sono in crescita costante, la qualità anche migliora, i cittadini hanno compreso nella stragrande maggioranza dei casi che è uno sforzo che va fatto anche al di là del fatto che non diminuisce la tari, anzi purtroppo aumenta, ma purtroppo quello che continuiamo a soffrire come situazione è strettamente correlato alla differenza enorme di strutture impiantistiche, quindi continuiamo a scontare una carenza impiantistica territoriale che ci penalizza fortemente e che molto spesso rischia di vanificare quegli sforzi che i cittadini e le amministrazioni fanno giorno dopo giorno. Io ho provato di tutto nella mia comunità. Le percentuali ormai sono consolidate, sono sempre vicine all'80%, la qualità è anche molto alta. Stiamo puntando con campagne di sensibilizzazione mirate alla diminuzione della produzione del rifiuto, che è un altro tema importante, perché è vero che dobbiamo valorizzare la qualità nell'ottica di centrare l'obiettivo sfidante, sempre più sfidante, delle percentuali di riciclo, ma è anche vero, secondo me, che dobbiamo imparare a ragionare parallelamente, e quindi un fatto culturale soprattutto, anche in termini di riduzione della produzione, che poi peraltro è la prima cosa che dovremmo fare, perché è trasversale il taglio, quindi impatta in maniera importante sulle altre opportunità che abbiamo. Quindi i cittadini questo lo comprendono sempre di più. Quello che invece, come proprio come cogestori del sistema di raccolta, alle nostre latitudini dove non ci sono grandi consorzi, la geografia insomma un po' la conoscete, in Puglia non abbiamo grandi consorzi né di comuni né di gestori, abbiamo ancora una situazione parcellizzata in aro, in ambiti di raccolta ottimale che sono subprovinciali, quindi con una grande parcellizzazione degli sforzi e delle energie necessarie sia dal punto di vista dei gestori che delle amministrazioni coinvolte, delle stazioni appaltanti, ma soprattutto scontiamo ancora oggi la carenza impiantistica che va dall'organico, dove oddio un po' di passi in avanti li abbiamo fatti e quindi va un po' meglio, ma a tutto il resto della filiera. E naturalmente mi riferisco soprattutto alla valorizzazione di quelle frazioni che differenziamo e che non riusciamo a riciclare direttamente sul posto. Sarebbe utile, quindi lancio qui quello che è la mia prospettiva, da un lato, come dicevo, provare a lavorare molto di più sull'obiettivo, accanto a quello del riciclo, della riduzione nella produzione stessa dei rifiuti, ci coinvolge un po' tutti, dai produttori, quindi dallo stesso design di industriale, no? Della produzione degli imballaggi, che non devono neanche diventare rifiuto e molto spesso purtroppo ancora lo sono, ma dall'altra parte tutti i cittadini e la filiera dell'amministrazione e dei gestori, perché puntare all'abbattimento della produzione dei rifiuti significa risolvere a catena, a cascata, anche tutta una serie di problemi. Per quanto riguarda invece quegli obiettivi molto sfidanti che tu ben indicavi e ci evidenziavi, credo che anche questo, insomma, visto che siamo in un contesto in cui si parla di PNRR, abbiamo provato, e Antonello qui accanto a me ne testimone, così come testimone il CONAI, ci ha dato una grandissima mano nel candidare le progettualità, al di là dei sistemi di raccolta differenziata che sono stati pure finanziati, ahimè tutti i progetti riguardanti gli impianti in Puglia non sono stati finanziati, e quindi come dire, ribadisco e sottolineo quella che è forse la carenza numero una, carenza che ARERA non ha fatto che evidenziare, anzi che esasperare, perché è chiaro che i modelli che ARERA ci sta imponendo e che impattano sulle nostre contabilità e sui nostri PEF riguardano e si ispirano evidentemente a modelli che non sono applicabili alle nostre latitudini. Dobbiamo provare a risolvere questo tipo di problemi e penso che per il resto il Sud, insomma, ha dimostrato di potercela fare e sono sicura che ce la farà sempre, sempre di più. Grazie. Grazie mille. Insomma, sì, sicuramente il tema impiantistico, come dicevo, è sicuramente uno degli elementi nodali e appunto quando poi si parla di economia circolare significa che per funzionare deve funzionare tutto, se no poi alla fine comunque è un meccanismo che si inceppa. Grazie dell'intervento e passo la parola a Maria Ida Episcopio, sindaco del comune di Foggia. Allora,
Salve a tutti, grazie per questa occasione di confronto. Non è un caso che la Puglia si trova, ecco, fianco a fianco anche su questa tematica. Devo dire che la mia realtà territoriale paga uno scotto perché viene da un periodo di commissariamento e ovviamente da un precedente periodo dove alcuni assetti amministrativi evidentemente dovevano essere curati di più, moralmente di più e deontologicamente di più. Per cui io arrivo a ottobre, insomma, a capo di questa amministrazione, e i dati sono anche sconfortanti. Abbiamo un riscontro, un tasso di differenziata solo al 17%, per cui ben lungi dall'80% di cui Fiorenza parlava. Ma questo non ci scoraggia affatto, non mi ha scoraggiato, non ha scoraggiato la mia squadra, non ha scoraggiato i miei partner, perché io confluisco in Amiu Puglia unitamente alla città metropolitana di Bari, ovviamente sono il socio di minoranza. Perché? Per rilanciare un progetto. È ovvio che voglio evidenziare l'importanza dell'amministrazione per il rilancio di una mentalità. Se no una mentalità diventa introflessa, genuflessa su se stessa. È difficile per chi non amministra o per un ente commissariale poter dire al proprio cittadino, ai propri minori, ai propri studenti si differenzia, si conferisce a quell'ora, bisogna rispettare alcuni canoni, alcuni criteri. Per cui il primo punto che voglio sottolineare, lo voglio fare in modo ridondante, è l'importanza proprio dell'amministrazione come snodo esemplare per una mentalità che possa vincere. E infatti devo dire che in questi mesi finalmente si vedono i primi risultati. Abbiamo conquistato già più di 10 punti di percentuali sulla differenziata e evidentemente sono frutto di una sinergia concreta non solo all'interno della nostra partecipata ma all'interno anche della comunità cittadina che io oggi rappresento. Devo dire che di passi ne abbiamo fatti tantissimi, perché la nostra idea di città del futuro ovviamente è un'idea di città sostenibile, e la sostenibilità non può che passare dall'igiene pubblica, dal sentire quasi la propria città come la propria casa, e come la propria casa la si vuole decorosa, pulita, la si vuole insomma con tanto decoro, lo vogliamo altrettanto. Un altro punto di forza è le campagne di sensibilizzazione, e anche che vanno fatte, ecco, dalla primissima età. Noi per esempio abbiamo adottato le campane del vetro e abbiamo fatto proprio delle giornate didattiche, anche quelle escogitate in un ambiente accogliente, tipo un parco urbano molto bello, molto grande, per far capire ai nostri minori e ai nostri studenti che l'idea del riciclo e l'idea dell'utilizzo del rifiuto non è sempre collegata a quella di scarto, assolutamente. Ed è stato bello anche questo. Per cui siamo partiti con la differenziata sulle utenze non domestiche, abbiamo dialogato sempre più a livello di governance interna della partecipata, abbiamo implementato anche il parco macchine per la detersione, ecco, degli ambienti urbani, marciapiedi, strade e quant'altro. Adesso andiamo pure alle fototrappole, giusto? Siamo prossimi anche a questo obiettivo, perché al di là dell'obiettivo, ecco, di sensibilizzazione, di funzione esemplare dell'amministrazione presso i cittadini, ci vuole anche il deterrente. Il deterrente deve essere non evanescente, ma concreto, possibile, anche patito sulla propria pelle. Per cui io vi ho presentato il mio caso, che è quello di un comune con bisogni speciali, però che già sta uscendo dalla rianimazione perché è forte di partenariati sensibili
in perenne ascolto ed anche forte di una mentalità che non vuole più compiangersi e non vuole più essere rassegnata. Grazie. Grazie mille, grazie dell'esperienza e di quello che ha voluto portare. Adesso lascio la parola a Franco Bonesso, sindaco del comune di Trevignano. Bene, grazie. Sì. Allora, i temi portati sono fondamentali. A noi in futuro ci aspetta un salto di qualità importante per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi. Io provengo da un territorio in cui probabilmente i nuovi obiettivi dati dall'Europa sono già stati raggiunti, credo, in tutti i campi. Però bisogna sollevare alcune questioni che sono già state un po' evidenziate dai colleghi che sono intervenuti prima. C'è un problema di percezione della cittadinanza rispetto all'equità di quello che stiamo facendo. Anche noi che abbiamo raggiunto il 90% di raccolta differenziata con una produzione pro capite inferiore ai 40 kg per abitante per un ambito territoriale di 550.000 abitanti, nutriamo delle difficoltà comunicative rispetto alla Tari. Questo perché esiste una percezione di una comunicazione che abbiamo fatto per troppo tempo che dice che si fa la raccolta differenziata per risparmiare, tralasciando tutto il pregresso, che si fa la raccolta differenziata non certo per pagare meno, ma perché è un obbligo di legge dovuto a un rispetto ambientale. Quindi anche come amministratori locali dobbiamo partire da questo assunto. Diversamente, se impostiamo i ragionamenti riguardo ai costi e facciamo una comunicazione che poi nella quale veniamo costantemente smentiti dagli aumenti dei costi che ci sono e che ci saranno sempre, ci troviamo in contropiede. Allora, l'equazione si fa la raccolta differenziata per spendere meno, abbiamo visto che non è sostanzialmente vera. È vera nel momento in cui i costi di smaltimento diventano ingestibili, come abbiamo esperienza in questi ultimi periodi in Sicilia soprattutto, e quindi il fatto di fare bene la raccolta differenziata ci mette al riparo da questo aspetto. Però è lampante in ogni caso, anche in territori come il Veneto, che l'incremento dei costi di raccolta, con un impegno importante dei cittadini, se la Tari aumenta come aumenta, genera perplessità. Ecco, per cui c'è una grande aspettativa dal nostro punto di vista, quindi lato comuni, a per il nuovo accordo di comparto che dia le risorse necessarie almeno per coprire i costi della raccolta di quella parte, finalmente con il passaggio ai costi efficienti e non tanto ai maggiori oneri. E c'è l'aspettativa anche per tutti quei materiali che però non hanno l'EPR. Noi abbiamo un problema di EPR per quanto riguarda il legno, abbiamo problemi sui RAE nel momento in cui la norma italiana non ha garantito la corresponsione di tutti i costi, ma solo il ritiro del materiale, e che sono stati poi declinati in pratica solo con dei premi di produttività o di raccolta. Però sono tutti aspetti che generano costi nonostante uno sforzo importante che viene fatto e continuerà ad essere fatto da parte dei comuni. Altri aspetti anche su tanti altri materiali: noi abbiamo chiesto che ci sia finalmente un EPR anche orientato ai materiali, non solo rispetto alla questione degli imballaggi. Abbiamo per esempio il legno, col quale non abbiamo un accordo nazionale neanche sugli imballaggi, dovuto al fatto che ci aspettavamo una risoluzione a breve rispetto al problema di tutto il legno che viene raccolto e che sappiamo che è influenzato da questioni di mercato. Chiudo questo
cappello dicendo un po', raccontando qual è la nostra esperienza, per cui in prospettiva si possono raggiungere gli obiettivi nonostante le criticità che ho detto. Allora, fondamentale per noi è stato il ruolo degli ambiti territoriali, quindi il ragionare per bacini di raccolta, che in Veneto sono 7 e con un livello provinciale o subprovinciale, in ogni caso tutti ambiti con più di 200.000 abitanti. Il fare massa critica rispetto e il ragionamento industriale di questo settore è fondamentale per contenere i costi, e sapendo che quando è stato chiesto ad ARERA di darci i costi efficienti per la raccolta, che noi ci aspettavamo dei numeri, ci sono stati dati dei criteri che probabilmente ci remeranno contro, perché noi abbiamo tutta una serie di parametri che potrebbero dire in prospettiva che siamo inefficienti. Ecco, quindi questo potrebbe essere addirittura un boomerang. Quindi il cominciare a ragionare un po' dappertutto per essere più efficienti è fondamentale se vogliamo raggiungere gli obiettivi ed avere in prospettiva la copertura dei costi. Un'altra forza che abbiamo avuto nel nostro territorio è quello della tariffazione puntuale, su cui anche ANCI ha spinto molto in questi anni convincere i comuni a implementare questo tipo di forma tariffaria, che è sicuramente più equa e più corretta rispetto al principio europeo di chi più inquina paga, che però vede a macchia di leopardo nel territorio nazionale, con soprattutto il nord-est che la applica. Ecco, la nostra esperienza dice che vale un 10% di raccolta differenziata, ma sicuramente vale rispetto alla questione di diminuire la produzione di rifiuti, perché ricordiamoci che il rifiuto non prodotto è il miglior rifiuto, e quindi anche alte percentuali di raccolta differenziata non vuol dire che stiamo facendo correttamente e al massimo il nostro lavoro, perché se riusciamo a prevenire la produzione di rifiuti e abbiamo una raccolta differenziata un po' più bassa, probabilmente abbiamo fatto lo stesso, perché ricordiamoci di misurarci il secco non riciclabile. Oggi ho ricevuto il premio da Legambiente, ma mi ha premiato non per la percentuale di raccolta differenziata, ma per quanto secco non riciclabile vado a fare. È chiaro che bisogna conteggiare poi tutto. Ecco. La riflessione che poi porto tutte le volte è quindi l'importanza di questo principio che chi inquina paga, che non è solo a monte fra chi con i sistemi EPR chiede il pagamento dell'ecotassa, del CAC, no, per far fronte al riciclo e alla raccolta del materiale, ma fa anche come noi rispetto alla produzione di rifiuti della singola famiglia o della singola utenza non domestica, per andare a premiare chi ha un comportamento sicuramente più virtuoso. È chiaro che questo prevede una responsabilizzazione importante sia della cittadinanza, ma anche dei gestori e dei comuni che vanno ad applicare questo metodo, e prevede del controllo, il controllo. Ecco che allora, prima è stato fatto vedere com'è la gestione fra porta a porta e cassonetto, è chiaro che il controllo puntuale delle utenze è fondamentale se vogliamo andare a avere una misurazione corretta, soprattutto nella logica della qualità. Oggi vanno di moda i cassonetti intelligenti, io non sono un cultore di cassonetti intelligenti, amo ripetere che la migliore intelligenza è quella umana, quando va a fare alla fonte la separazione, e solo lì, così raggiungeremo il massimo di qualità, perché per la nostra esperienza ogni volta che c'è un cassonetto non presidiato, lì ci troviamo di tutto e sicuramente non qualità a livello di quello che c'è dentro. È vero che possiamo fare un controllo, qui abbiamo anche i sistemi EPR che stanno installando ecocompattatori, posso anche controllare quello che metto dentro la macchina e ho la certezza di quello che va dentro la macchina, ma sicuramente l'utente metterà lo sporco fuori se non viene accettato dalla macchina, se non c'è un controllo puntuale. Ecco, quindi chiudo dicendo,
Comuni, non abbiate paura della gestione associata di questo servizio, applicate la norma per ambiti territoriali. Ai comuni capoluogo spetta uno sforzo di riuscire a condividere anche coi comuni più piccoli. Oggi è stato premiato con noi anche il capoluogo Treviso, che insieme con noi ha lo stesso modello di raccolta, la stessa tariffa. È chiaro che deve fare uno sforzo di condivisione, che a volte per il capoluogo, per le città più grandi, non è facile, perché è sicuramente bisogna anche piegarsi a una testa, a un voto su tante volte, e quindi annacquare un po' la propria responsabilità, la propria capacità derivante dal numero di abitanti. Chiudo, Francesco. Ecco, questi sono un po' i suggerimenti che do a tutti per provare a raggiungere, come lo stiamo facendo noi, gli obiettivi, anche perché se non li raggiungiamo complessivamente avremo problemi comunque tutti quanti. Grazie. Grazie mille, grazie Franco. Un'esperienza varia e molto importante, per cui veramente tanti anche gli elementi di spunto. E passiamo quindi da Trevignano a Calatafimi Segesta con il sindaco Francesco Gruppuso. Grazie Francesco, un saluto ad Anci per l'invito e a quanti siedono su questo tavolo. Ebbene sì, Calatafimi Segesta, una piccola città di 6.000 abitanti nella parte occidentale della Sicilia, però già nel 2012 raggiunge vette importanti, perché supera ampiamente il 65%. E lo supera facendo un'opera molto semplice. Allora ero assessore, partivo con un inizio, magari mi rivolgo anche alla sindaca della Puglia, partivo con un inizio del 10%, ho fatto due semplici operazioni, promozione nelle scuole e promozione direttamente nelle famiglie con tre dei nostri dipendenti che andarono di casa in casa, specialmente ad aiutare le persone più anziane, come insegnare a fare la raccolta differenziata. Da allora la città ha sempre risposto adeguatamente a quello che era questa pratica della raccolta differenziata. Adesso da sindaco da 2 anni mi ritrovo ad avere addirittura, stamattina abbiamo ricevuto il premio di Legambiente nazionale con l'85%, l'anno scorso la menzione speciale di Legambiente Regione Sicilia perché abbiamo creato il centro del riuso. Poi torno a parlare di nuovo di questo centro di riuso, ma nel 2024 stiamo viaggiando oltre il 91%. Però perché a volte in Sicilia di necessità si fa virtù, caro Francesco, perché da sindaco a un certo punto mi sono ritrovato che la regione Sicilia, come me anche la regione della Puglia, non ha impianti, e questo è un grave problema. Non avendo impianti succedeva spesso, specialmente nel periodo estivo, che c'è l'interruzione della raccolta dell'indifferenziato, quindi non sapendo dove andarlo a portare tutto viene bloccato. Allora siamo passati per questo motivo a fare la raccolta dell'indifferenziato una volta ogni 15 giorni. Da allora questo mi ha permesso, forse per fortuna, che nella mia città ogni volta che c'è il blocco, che permane per una settimana, è durante il periodo in cui io non faccio la raccolta, quindi vado alla grande e non ho nessun problema. Però questo abbiamo pure cercato, ritornando di nuovo indietro al discorso del centro del riuso, ce ne sono forse 2 o 3 in tutta la Sicilia, noi l'abbiamo fatto con dei fondi Italia-Tunisia, dei fondi europei, il progetto René, rilanciare una nuova economia, e con questo progetto abbiamo dato vita a una cooperativa che già ha 3 soci che lavorano in pianta stabile e che raccolgono quindi tutti i vestiti e anche il RAI di piccola quantità. Questo ha permesso di sviluppare anche una serie di altre iniziative, una fra l'altro, mi invito, perché richiameremo un po' l'attenzione, ahimè lo dico, mondiale, perché nel Tempio di Segesta fra meno di 15 giorni ci sarà l'opera artistica realizzata con la compartecipazione del centro di riuso di Calatafimi. Sarà un'opera che abbraccerà le colonne del Tempio di Segesta e sarà un'opera che avrà una grossa impronta. Però di questo devo fare complimenti all'architetto Luigi Biondo, che è il direttore del Parco Archeologico di Segesta nel territorio di Calatafimi, perché ha avuto questa intuizione di dire: caro Francesco, tu a Calatafimi, questo è il nostro territorio, questo noi dobbiamo valorizzare, stiamo facendo
veramente di necessità virtù, raggiungiamo dei livelli importanti di raccolta differenziata, anche io voglio fare la mia parte, e quindi con i vestiti del centro di riuso sarà realizzata un'opera d'arte che sarà, avrà un'impronta importante. Però, come dice lui stesso, dice, ma questo deve richiamare l'uomo a livello mondiale dell'impronta che sta dando al nostro pianeta. Quindi, oltre a questo, poi magari posso anche allungarmi, perché Calatafimi ha dato la disponibilità di un terreno confiscato alla mafia per un centro di compostaggio, e questo ritorna al discorso degli impianti, e diciamo è quasi come una sorta di denuncia che faccio in questo tavolo, perché la Regione Sicilia, con 5 miliardi e 500 milioni di euro dei fondi FSC, ha ben pensato di costruire e dirottare 800 milioni per costruire due termovalorizzatori, che sono uno per la città di Palermo e un altro per la città di Catania, perché non dobbiamo dire che sono per la Sicilia, sono per la città di Palermo e per la città di Catania, perché quel dato che all'inizio ha fatto vedere, che è il 51%, è un dato che parla di 390 comuni siciliani, che sono ben oltre il 70%, ma solo due comuni, che hanno la metà della popolazione regionale, abbassano quel dato al 51%, e sono quindi questi due comuni. Quindi peccato però, purtroppo, che la Regione Sicilia non ha pensato di investire nemmeno un euro per gli impianti di compostaggio, e mi rifaccio, parlando un poco prima, a quello che dicevi tu, che è la natura, quello che è lo sviluppo della corretta gestione del rifiuto, che deve essere all'interno del proprio ambito. Noi nel nostro ambito, addirittura avendo pure un TMB, avremmo chiuso pienamente tutto il ciclo dei rifiuti, e tutta la Sicilia occidentale non avrebbe assolutamente bisogno di termovalorizzatori. Poi magari ritorniamo dopo. Però l'ultima cosa, che anche sempre per valorizzare, perché il rifiuto alla fine ti fa fare pure dei salti di qualità, ti permette di raggiungere anche a livello culturale, a livello pure emozionale e turistico, tanti luoghi. L'anno scorso per la prima volta abbiamo fatto l'Eco Art Festival. Le opere sono state consegnate dagli artisti che hanno soggiornato per una settimana nella città di Calatafimi Segesta, e per esempio è rimasta un'opera che è anche al nord, che è quella realizzata dall'artista Elisabetta Milan con le meduse che scendono. Quest'opera ce l'ha anche Calatafimi, e lo faremo anche quest'anno. Grazie mille. E chiudiamo, diciamo, la parte dei comuni con Antonello Antonicelli, che è il coordinatore della struttura tecnica ANCI CONAI. Grazie Francesco, grazie a tutti per questa riunione, questo confronto di oggi. Sta diventando diciamo un consueto incontro annuale per fare il punto sulle tematiche che poi noi nel quotidiano affrontiamo con i consorzi, con i comuni, con tutto quel mondo che si occupa di gestione efficace dei rifiuti. Allora, Francesco ha messo diversi punti in discussione sul tavolo oggi, suggerimenti e suggestioni sono arrivate anche dagli interventi dei territori. Mi pare utile dare un contributo sulla questione che veniva sollevata. Accordo di comparto, prospettiva, cambiamenti, trasformazioni negli ultimi tempi. C'è da dire, accanto alle trasformazioni normative che ha richiamato Francesco, l'avvento del 116 è stato un passaggio fondamentale per il nostro Paese, il recepimento delle normative europee in materia di gestione dei rifiuti, in particolare degli imballaggi, unitamente al regolamento sugli obiettivi di riciclo per i materiali, rappresentano sicuramente un blocco fondamentale dal quale partire nelle nostre riflessioni, e rappresentano un blocco che, come è stato già detto, cambiano un po' il paradigma, aggiungendo al tema della buona raccolta il tema dell'effettiva percentuale di riciclo. E da questo punto di vista mi pare chiaro che l'orientamento dell'Europa su questo è un orientamento ormai on-off. Siamo in grado come Paese di raggiungere gli obiettivi sul riciclo su tutti i materiali bene, in caso contrario si passa a sistemi cauzionali, così come hanno fatto altri Paesi prima di noi negli anni passati. Questo è un tema, mi permetto di dire, di importanza strategica per il Paese. È stato detto, noi
in Europa rappresentiamo sicuramente il faro, il punto di riferimento in tema di raccolte differenziate e riciclo del materiale. Quindi abbiamo un sistema economico, organizzativo che in qualche modo coinvolge i comuni, le imprese, i consorzi, tutto il mondo che in questi 26 anni si è costruito partendo dal decreto Ronchi, sviluppandosi attraverso gli accordi ANCI-CONAI, con il contributo attivo dei nuovi consorzi autonomi che nel tempo si sono affacciati e sono stati riconosciuti. Saluto gli amici dei consorzi, saluto Giovanni Albetti, Biorepac, che si è aggiunto nell'ultimo periodo, rappresentano un sistema paese importante rispetto al quale o noi adesso siamo in grado insieme di raggiungere gli obiettivi sfidanti che ci dà la Commissione europea sui livelli di riciclo dell'immesso al consumo, oppure saremo condannati a cambiare sistema. Questo semplice a dirsi, naturalmente all'interno di una dimensione economica che ha raggiunto negli anni significativi risultati, è stato accennato da Francesco all'inizio, probabilmente Luca Piatto e Roberto ci daranno anche degli altri numeri che dimostrano il valore economico di posti di lavoro, di imprese, di capacità di reimpiegare i materiali da raccolta differenziata all'interno di cicli produttivi che sono in grado di assorbirli. Rappresentano un sistema che si è consolidato nel tempo e che ci sfida in questo momento a raggiungere obiettivi più sfidanti, e se non siamo in grado dovremo cambiare sistema. La dico così in maniera un po' secca per focalizzare al meglio la nostra discussione. Dal 2017 l'altro elemento di novità che si è affacciato sul mondo della gestione dei rifiuti è il regolatore. Dal 2017 il Parlamento ha affidato ad ARERA il compito di definire i costi della gestione dei rifiuti, i costi efficienti. Dal 2017 noi abbiamo iniziato a fare i conti, e queste però sono rivoluzioni che hanno bisogno di tempo per poter essere portate a regime. Cosa, Fiorenza, lo dico, noi abbiamo più volte chiesto ad ARERA degli elementi di gradualità nell'introduzione di questi nuovi sistemi tariffari. Su alcuni aspetti siamo riusciti ad avere elementi di gradualità, su altri no. E la partita degli impianti minimi e dell'assenza della regolazione sugli impianti minimi e dei contenziosi che si sono sviluppati sugli impianti minimi sicuramente rappresentano un elemento di contrasto dovuto all'introduzione di un sistema regolatorio che da anni in Italia riguarda l'energia e l'acqua, e sui quali dal punto di vista di ANCI, opportunamente e correttamente, nel richiamo dei principi della trasparenza e dell'efficienza, rappresentano un ottimo punto di arrivo, sul quale però ci troviamo in affanno in questo momento per quelle che sono state le determinazioni che ne sono venute fuori, e anche i contenziosi, non da parte pubblica, perché i contenziosi sugli impianti minimi che tutelano i comuni sono stati attivati dai privati, con le conseguenze che quest'anno, insomma, le ripercussioni sulle tari dei comuni sono significative, sono dovute a quei contenziosi che si sono sviluppati. In questa dimensione nuova, complicata, con degli elementi di novità significativi, è stato avviato il percorso per la definizione del nuovo accordo di comparto. La norma pone in capo a CONAI il coordinamento di un nuovo accordo di comparto con il contributo attivo e qualificato da parte di ANCI e UPI dei consorzi autonomi. L'obiettivo è quello di andare a definire e sottoscrivere un nuovo accordo che regolerà i rapporti tra gli enti locali e i consorzi dal 2025 per il prossimo periodo. Ipotizzo quinquennio, ma lo faccio soltanto per analogia rispetto ai precedenti periodi che hanno regolato l'accordo. Questa attività è in corso, naturalmente auspichiamo tutti che possa traguardare gli obiettivi entro le scadenze previste dalla norma, che sono quelle del 2024, ma naturalmente ci sono N temi aperti, che sono temi di trattativa negoziale, di
compliance rispetto alla nuova norma che è utile, diciamo, che nel tempo andremo a definire e sviluppare. Alcuni di questi temi mi preme metterli sul tavolo. Il 116 ha introdotto delle novità rispetto alla dimensione e alla copertura del principio di responsabilità estesa del produttore. Noi vediamo questa differenza. Il 152 previgente al 116 definiva diciamo, la copertura dei corrispettivi rispetto ai maggiori oneri di raccolta differenziata, cioè i comuni attivavano la raccolta differenziata degli imballaggi e su quello, in un negoziato nazionale che è stato definito tra CONAI, vari consorzi di filiera e ANCI, sono stati definiti dei corrispettivi comparandoli ai costi di raccolta. Il 116, e questo da un punto di vista dei comuni è un tema molto interessante per quella che è la portata, introduce i costi di raccolta, i costi di trasporto e anche i costi di cernita. I costi di cernita sono quei costi che le amministrazioni comunali devono sopportare per poter prepulire il materiale prima di portarlo ad effettivo recupero. E questo è un tema nazionale che ha una portata straordinaria. E nelle slide, sarò breve, nelle slide che ha presentato Francesco ci ha dato la dimensione di quelli che sono i risultati e le performance di raccolta nel paese. Dietro io ci vedo sempre una slide che è quella dei costi dell'impiantistica a livello nazionale, che sono differenziati da territorio a territorio. Ora, per quello di cui qui ci occupiamo oggi nel rapporto con i consorzi e guardando agli interessi dei comuni, ci sono i costi di prepulizia della plastica o della carta se questa è sporca o del vetro ove questa è sporca. Noi registriamo profonde differenze di costi nel paese che determinano sostanzialmente in alcuni casi l'azzeramento del valore positivo del PEF dovuto ai corrispettivi versati per la cessione degli imballaggi. Questa dimensione, che non rispecchia una dimensione di costi industriali, ma che è dovuta a costi di mercato praticati da una oligarchia di privati che opera in determinati territori, riproduce i suoi effetti sui comuni. Allora, rispetto a questo argomento, la norma sicuramente ci dà una mano per dire che questi probabilmente debbano essere costi attribuiti al sistema di responsabilità estesa del produttore, ne parleremo, naturalmente rappresento un punto di vista, ma chiama tutti ad una responsabilità di sfida. Nessuno ha interesse a alimentare i costi della prepulizia, noi abbiamo interesse al riciclo e a garantire le parti positive del PEF. Da questo punto di vista, naturalmente, i comuni si trovano in quella strana situazione di non essere responsabili dei costi della preselezione, ma di assorbirli all'interno dei propri bilanci comunali. Allora, e concludo, se non sbaglio troppo con i numeri, a livello generale italiano la Tari ha un costo complessivo di circa 12 miliardi di euro. Rispetto a questi, 700 milioni sono i corrispettivi riconosciuti dai consorzi CONAI. C'è una quota significativa che inizia ad essere riconosciuta dal consorzio Corripet rispetto al proprio immesso al consumo. C'è l'apertura di nuovi sistemi EPR che vanno a specializzare il riciclo. Dal nostro punto di vista comunale, 12 miliardi è il costo, 700 milioni, 800 milioni è la parte attiva. Allora, se ARERA dice che questa parte attiva è ragionevolmente superiore, noi dobbiamo discutere di questi aspetti con l'obiettivo di passare, mi piace quello che diceva Francesco e lo riprendo nelle mie conclusioni, su un nuovo paradigma che è dalla quantità alla qualità, con l'obiettivo di preservare la parte positiva del PEF e di dare un contributo utile all'economia circolare. Grazie mille Antonello, un passaggio fondamentale il suo, e diciamo, così come è importante, e ringrazio della sua presenza, il punto di vista di Legambiente. Diciamo, abbiamo finito i comuni, sicuramente il punto di vista di Legambiente è
dentro quelle che sono le dinamiche dei comuni, ma anche un po' terzo, diciamo, si può permettere di vedere da fuori alcune dinamiche e quindi avere anche un punto di vista diverso. E di questo quindi ringrazio della presenza il direttore Giorgio Zampetti, a cui quindi do la parola. Grazie. Sì, grazie, e grazie anche alla dottoressa Cicchiello per questo invito, insomma mi fa molto piacere essere qui oggi. Io parto da dove ha finito Antonella il suo intervento, ovvero quello che è stato detto anche all'inizio di oggi, però passare dalla quantità alla qualità, così mi sembra sia un po' il messaggio principale. E siamo in una fase molto complessa tra opportunità, sfide, nuove normative, nuovi obiettivi e anche però alcuni ritardi che dobbiamo colmare. E sicuramente il messaggio più forte in questo momento, anche noi stiamo portando avanti, è che non si può perdere questa occasione che abbiamo di fronte, abbiamo poco tempo per giocarci la vittoria, mettiamola così. E come Lega Ambiente, insomma, ci è stato citato anche prima, siamo da 2 giorni di Ecoforum, di premiazione di comuni, per cui sono temi che abbiamo affrontato, ma mi sembra più o meno i nodi sono più o meno simili. Diciamo, il tema appunto, quello di puntare sulla qualità è fondamentale. L'altro tema importante è quello di incrementare il tasso di riciclo, dettato anche dalle direttive europee. E poi il terzo elemento che aggiungo in questa prima analisi è quello di tenere insieme il pilastro della circolarità col pilastro proeconomico, perché è l'altro elemento forte che è uscito anche oggi. Allora, 3 cose per essere sintetico e non rubare tempo poi anche agli interventi, al dibattito che seguirà. Io penso che il tipo di raccolta differenziata sia un elemento importante. E se guardiamo questi 3 elementi che ho appena detto, e quindi penso che anche il tipo di raccolta differenziata che si adotta faccia la differenza, soprattutto se vogliamo tenere insieme il tema della qualità col tema anche della percentuale di raccolta differenziata. Così come penso sia anche molto importante il tema della tariffazione, appunto la tariffazione puntuale aiuta insieme al tipo di raccolta differenziata chiaramente a intervenire anche sulla quantità, sistemi di premialità, e quindi diciamo è molto importante anche per andare a governare questo processo di passaggio al tema della qualità. L'ultimo elemento che metto su questo primo punto è anche il tema dei CAM, che oggi noi abbiamo presentato anche un rapporto sui CAM, su come le amministrazioni comunali sono pronte ad affrontare il tema dei CAM. Tra i tanti CAM che abbiamo analizzato c'è anche appunto gli obiettivi che sono stati fatti vedere lì nella slide di prima, e cito soltanto quello dell'organico, non perché diciamo è quello in rosso, anche nella strada ci ha fatto vedere prima, anche perché l'organico oggi però di fatto è il 40%, se non dal 30 al 50 potrebbe oscillare, dei raccolti dei rifiuti urbani, e quindi è un elemento anche quello molto importante per riuscire poi a intervenire sulla qualità. Secondo punto è come non scaricare tutto quanti questi elementi sui cittadini. Allora, da questo punto di vista io penso che sia fondamentale iniziare a ragionare in termini di impianti, perché poi altrimenti una buona raccolta differenziata senza impianti non ha quei vantaggi di restituzione della materia, di riciclo e anche economici che comportano. Bisogna chiaramente dare valore a un elemento che noi abbiamo in Italia, che è unico in Europa, anche a livello internazionale, sono i consorzi di filiera e i consorzi che si occupano delle attività di raccolta e di riciclo. E da questo punto di vista l'altro elemento che mette insieme ai consorzi è anche il sistema EPR, perché da questo punto di vista abbiamo oggi per esempio importanti sfide nuove, penso al tessile, ai prodotti assorbenti per le persone, con i bandi PNRR che stanno mettendo i comuni ad attivare impianti di riciclo. Questi impianti senza un sistema EPR rischiano di essere un ulteriore costo e di non essere poi invece un'opportunità. Sempre su questo punto poi diciamo il tema RERA, non intervengo perché poi insomma è intervenuto molto più, con molta più competenza Antonello prima, ma a porre degli strumenti interessanti di sfida sulla qualità, però io penso che su questo bisogna ancora fare un confronto importante, perché diciamo, troppo spesso anche noi come associazione viviamo situazioni molto diverse da nord a sud anche con i nostri, e quindi da questo punto di vista penso che continuiamo un confronto e capire che margini di miglioramento quegli strumenti possono avere per essere utili sia una sfida importante. E chiudo sul terzo punto, che è quello che lo intitolerei così, ovvero di non lasciare i comuni da soli. Nel senso, i comuni possono fare molto, sono un anello fondamentale della catena delle sfide di qualità che abbiamo visto prima, possono mettere in campo strumenti importanti come abbiamo sentito anche negli interventi che mi hanno preceduto, ma se non c'è un coinvolgimento, una sinergia forte col MASE da una parte per gli atti di indirizzo e anche dei bandi, ma anche di controllo poi su come stanno andando avanti i bandi e gli strumenti messi in campo, se non ci sono le regioni che fanno i piani per mettere gli impianti di economia circolare e di riciclo importanti, se non c'è un supporto anche in sistemi come il sistema consortile che faceva prima il sindaco prima, che sono altrettanto importanti per fare sinergia, diciamo, io penso che i comuni da soli non riescono poi a mettere in campo una buona azione. Quindi
penso che sia fondamentale ragionare con i comuni come protagonisti, ma ragionare bene anche sul prima, quindi sul contesto di norme, di strumenti, e sul dopo, ovvero sul tema dell'impiantistica. Grazie mille, grazie dell'intervento e del contributo, diciamo, generale, come visione generale. È un tavolo in cui appunto non ci sono solo i comuni, ringraziando anche Legambiente per il suo intervento, ma ci sono anche i consorzi. I consorzi perché appunto sono l'alta parte che rappresentano in qualche modo i produttori e rappresentano anche coloro che poi prendono il materiale e lo portano a valorizzazione, lo portano al riciclo. Per cui grazie anche per il loro contributo e la loro presenza. Iniziamo proprio col CONAI, col responsabile dei rapporti con il territorio, Luca Piatto. Eccoci, grazie Francesco. Allora, volevo anch'io riprendere alcuni punti con i quali ha introdotto questo momento di confronto, magari anche non banalizzando, ma cioè cercando di sintetizzarli in maniera poi da arrivare a impostare un mio discorso. Sei partito appunto da quelli che sono le novità che sono arrivate con le direttive, con i nuovi provvedimenti legislativi. Una principale conseguenza di queste novità, che è il passaggio, la necessità di un passaggio da quantità a qualità. A me piace chiamarlo anche il binomio quantità-qualità, perché in qualche modo comunque si intrecciano. Poi anche la qualità in realtà è una quantità su un qualcosa di diverso, che non è più la raccolta differenziata ma è l'avvio a riciclo. Un ultimo grande aspetto è quello dei costi, e poi anche con l'intervento di Antonello, la chiusa o la ricomprensione di questi temi sull'accordo quadro al quale abbiamo lavorato tantissimo, non dimentichiamolo, in questi anni, senza riuscire al momento a arrivare a qualcosa, di pronto alla sottoscrizione, ma che contiamo appunto di raggiungere nei prossimi mesi. Riprendendo ognuno di questi temi da una nostra prospettiva, allora novità e quindi nuovi obiettivi, sono stati anche richiamati come su molti di questi obiettivi noi come sistema paese siamo assolutamente non solo già pronti, ma siamo quasi un faro, è stato detto, per l'Europa. Ecco, come rifiuti di imballaggio, come avvio a riciclo di rifiuti di imballaggio, l'Italia è prima in Europa insieme alla Germania, 160 kg abitante, tutti i rifiuti di imballaggio, non solo quelli urbani, però questo è un dato che ci pone davvero insieme alla Germania come faro. Anche per quanto riguarda l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, ripeto, sempre materiale per materiale, come percentuale rispetto all'immesso a consumo, siamo assolutamente già pronti, abbiamo già superato di 4 punti percentuale come sistema paese gli obiettivi al 2030. Ecco qui e nucleo il primo punto che però rimane aperto, che è quello, effettivamente è stato richiamato, relativo ad alcuni specifici obiettivi su alcune specifiche tipologie di rifiuti di imballaggio. Stiamo parlando sostanzialmente delle bottiglie in PET, rispetto al quale dobbiamo arrivare a un'intercettazione nei prossimi anni del 77% entro l'anno prossimo, del 90% mi sembra entro il 2030, e questo è un primo aspetto importante. Di fronte al mancato raggiungimento di questo obiettivo c'è anche appunto l'eventualità di dover andare, lo ricordava Antonello, a cambiare impostazione, a introdurre dei nuovi modelli che in qualche modo, adesso non dico scardineranno, ma insomma si affiancheranno anche in maniera strutturalmente complicata al modello che abbiamo. L'altro aspetto che avevi richiamato è quello dei costi. Anche qui è stato anche con delle cifre messe lì in maniera giustamente, per un discorso di prospettiva, abbastanza impietose, un po' la distanza che sembra
ecco, io sottolineo che sembra esserci tra quelli che sono i costi tariffari del sistema comuni e quello che è l'insieme dei corrispettivi che viene riconosciuto dal sistema consortile. È stato paragonato appunto questi 700 milioni di euro a, non mi ricordo, era talmente alta la cifra che me la sono dimenticata. Ecco, è una cifra che però mi sono dimenticato anche perché non ce l'ho nella testa, perché si riferisce a tutto il mondo rifiuti, mentre noi stiamo parlando di raccolta differenziata, di copertura dei costi, maggiori oneri, che dir si voglia, dei rifiuti di imballaggio, quindi della sola raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. E se andiamo noi a rifare queste proporzioni, diciamo che anche la proporzione appunto diventa un po' più clemente nei nostri confronti. È stato ricordato come ARERA abbia diciamo individuato una cifra l'anno scorso pari al 42%, però è stato molto correttamente, io ringrazio anche dell'onestà intellettuale di Francesco, appunto fatto vedere come questo poi però è abbinato anche appunto all'efficienza dei servizi. Credo molto significativo quella torta che c'era di fianco al 42%, che faceva vedere come in alcune situazioni questo 42% sfonda addirittura l'80, come in altre situazioni si riduca entro il 10%. Allora, molto banalizzando un po', dov'è che c'è il deficit? C'è da parte di chi riconosce questi soldi o c'è da parte di chi organizza i servizi? Probabilmente la risposta è nel mezzo, e quindi probabilmente la risposta è sicuramente nella efficientazione dei servizi. Ecco, radunando un po' allora queste cose, quali possono essere le risposte a questi temi lasciati aperti? Allora, sul fronte dei quantitativi / della qualità, noi crediamo che dobbiamo sicuramente andare a impegnarci tutti come sistema paese, i comuni, i cittadini, anche noi. E crediamo che due siano un po' le direzioni. Una, quella sicuramente di andare a aiutare quelle aree del paese dove i sistemi di raccolta differenziata non hanno le stesse performance di altri. Abbiamo insieme ad ANCI lanciato e perseguiremo nei prossimi mesi un progetto importante sulle 7 aree metropolitane del centro e del sud, e qui ci sono volumi importanti che possiamo andare a recuperare. Abbiamo poi, noi crediamo di dover andare anche però nelle aree che funzionano bene, come dire, a recuperare delle situazioni particolari, e sempre insieme ad ANCI abbiamo realizzato alcuni progetti particolari, linee guida per la raccolta ad esempio nelle università. Ci sono dei poli universitari che in alcune località costituiscono dei bacini di materiale importante, ma pensiamo agli ospedali, pensiamo anche ad altre situazioni nelle quali con delle opportune linee guida, io penso alle seconde case, ecco, ci sono delle situazioni particolari dove possiamo andare a lavorare. Ecco, allora, andando a chiudere questi discorsi sulla definizione del nuovo accordo quadro, che davvero speriamo di raggiungere nei prossimi mesi, credo che davvero questo è lo strumento con cui possiamo catalizzare queste situazioni attraverso i progetti territoriali, che non a caso è lo strumento con il quale abbiamo appunto fatto le città metropolitane, facciamo le linee guida, che è uno strumento che credo ci sarà anche nel prossimo accordo, e anche attraverso appunto la definizione di costi che obbediscano a quanto viene suggerito appunto dalle nuove indicazioni, ma che tengano conto di quello che ci siamo detti. Io chiudo solo con una battuta, perché tra le tante cose dette assolutamente tutte corrette, ce n'è una che ho particolarmente apprezzato, che è la spinta, voglio dire, superamento della parcellizzazione dei comuni, e quindi l'importanza di un'aggregazione in ambiti ottimali per ottimizzare i costi. Riprendo quanto ha detto Zampetti, lui l'ha detto in un altro modo, ma io lo piego un po' quello che appunto sto cercando di rappresentare. Lui ha detto: non lasciamo i comuni da soli, ecco, non lasciamoli proprio da soli, a parte quelli grandi, non lasciamoli da soli, facciamo in modo che anche tra di loro si possano mettere insieme per migliorare i costi e efficientare i servizi. Grazie. Grazie mille, grazie di questo approccio, diciamo, dal punto di vista dei consorzi. E diciamo, saltiamo un pochino la fila e l'ordine immaginato, andando
all'ultimo dei consorzi, l'ultimo nato tra i consorzi che è BioRepack, perché in qualche modo ci offre un punto di vista anche sul materiale che è stato tanto citato, che è proprio il materiale dell'organico. Diciamo che BioRepack è non solo l'occasione per andare a vedere la qualità dell'organico, ma è anche l'occasione per avere un contributo su questa raccolta, per cui sicuramente è, diciamo, uno degli ultimi arrivati, ma che ha offerto nuove prospettive. Di questo ringraziamo la presenza del direttore Carmine Pagnozzi e gli lascio la parola. Grazie a tutti, grazie dell'invito e vi porto i saluti, c'era anche con noi prima il presidente Versari. La filiera è innovativa in quanto il materiale è un materiale che si è sviluppato in Italia proprio per rispondere a delle esigenze di qualità. Quindi il tema che a noi sta a cuore, in particolare quello che è stato ricordato da tutti coloro i quali sono intervenuti, che ringrazio perché hanno focalizzato il tema della qualità, che per noi è fondamentale. Questo in quanto il tema della qualità porta a una relazione con i cittadini in prima battuta, ma non termina con la relazione dei cittadini. Tutte le attività, anche abbiamo parlato poc'anzi e ringrazio il collega Luca Piatto di CONAI sull'accordo di programma quadro, ci porterà tutti quanti di nuovo a confrontarci su cosa possiamo fare insieme con un gioco di squadra. Per noi come BioRepack l'elemento della qualità è fondamentale in quanto siamo in una raccolta congiunta umido più sistema di imballaggi. Questo poi non termina, come dicevo prima, alla una buonissima raccolta di qualità o una qualità ottima o accettabile o mediocre. Come abbiamo visto ci sono i CAM, sono stati ricordati, abbiamo già dei riferimenti, ma questi abbiamo notato che non bastano. Quindi dobbiamo lavorare sul lato impiantistico, insieme con i comuni, insieme con le amministrazioni, insieme con i gestori. Questo è il compito che come sistema di imprese abbiamo raccolto dai nostri consorziati e che stiamo portando al tavolo. Come si può fare? Lo strumento dell'accordo quadro è uno strumento fondamentale, oggi si chiama accordo di programma quadro, all'interno poi spineranno i diversi allegati tecnici. Il nostro messaggio è quello di andare a intravedere nuove forme, nuovi percorsi di collaborazione con i comuni, con i gestori e con le amministrazioni, magari aggregandole con questo non lasciamoli soli ma non lasciamoli isolati, e quindi il tema sarà anche quello di intravedere delle collaborazioni, come abbiamo scoperto, come ci ha ricordato il presidente Bianco qualche giorno fa, siamo tutti una squadra in cui giochiamo compiti diversi. Questi compiti hanno anche un'esigenza economica. Questa esigenza economica rientra all'interno di quello che ci stiamo dicendo? Ok, se rientra all'interno di quello che ci stiamo dicendo, la mettiamo in una forma di collaborazione, farà parte di quei costi, perché fondamentalmente abbiamo detto che la qualità ci è utile per avere del materiale che possa essere processato al minor costo possibile. Sono state ricordate delle situazioni che non riguardano tutti i materiali, ma magari in particolare qualcuno, ma per quanto riguarda la bioplastica, l'oligarchia è qualcosa che può essere un ostacolo. Di fronte a questa oligarchia dobbiamo fare fronte comune perché anche noi abbiamo da reagire, in quanto come sistemi consortili subiamo quei costi e dobbiamo andare a reagire a quel tipo di organizzazioni, proponendo per i comuni e per le imprese che mettono gli imballaggi sul mercato forme semplici, economiche, trasparenti e che possono dare dei risultati anche ambientali, andando a monitorare l'efficienza degli impianti. Lo vorremmo fare insieme, come abbiamo fatto fino ad oggi come primo sistema italiano delle bioplastiche nel panorama europeo, e quindi il nostro auspicio è di poter riportare insieme a tutti quanti i colleghi dei consorzi queste forme di innovazione, anche facendo delle sperimentazioni. Vogliamo farle attraverso BioRepack, attraverso i sistemi consortili? Noi siamo a disposizione. Grazie a tutti. Grazie mille dell'apporto e ovviamente della disponibilità, che sicuramente, diciamo, vedremo il modo di poterla accogliere. Fino a qualche anno fa tutti quanti i consorzi e produttori, quando uno parlava di produttori di imballaggi, pensava a CONAI. Da qualche anno, diciamo, ci sono anche altri consorzi che sono nati, il primo di questo è Coripet, è proprio di uno dei materiali, quelli più delicati, quelli di cui abbiamo visto le bottiglie in PET, di cui abbiamo visto degli obiettivi più sfidanti, e per cui, diciamo, per questo ringrazio della presenza, ed è particolarmente importante ovviamente il suo apporto, al direttore Giovanni Albetti. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. E grazie per questo dibattito di sicuro interesse. E prima due appunti e poi una riflessione ancora più al di là degli obiettivi, diciamo, della SUP. Il primo appunto,
mancavano i 25 milioni di Coripet nella slide dei 700 milioni, era giusto per correttezza di tutti. Questo per dire che Coripet effettivamente ormai è entrato nel sistema, sta contribuendo anche lui al sistema, e tant'è che appunto anche come risorse finanziarie siamo diventati uno dei soggetti. Coripet, lato argomento quindi delle bottiglie di plastica, ha intrapreso un percorso già da qualche anno e possiamo dire che è l'esperienza un po' più importante su questo tema della raccolta delle bottiglie di PET. Noi ad oggi, numeri 2023, abbiamo 1167 compattatori in tutta Italia, abbiamo raccolto circa 6.000 tonnellate tramite gli compattatori e gli abitanti serviti, cioè abitanti che possono accedere a questi compattatori, sono circa 26 milioni in Italia, quindi siamo una presenza abbastanza capillare. Questo percorso che noi abbiamo iniziato come consorzio autonomo, condivido con quanto detto a questo tavolo, deve essere portato avanti da tutti se vogliamo raggiungere effettivamente l'obiettivo del 90% e quindi scongiurare il sistema del deposito cauzionale. Da tutti per noi vuol dire sia il fatto che anche gli altri consorzi, quindi penso a Corepla, abbia iniziato anche lui a installare questi compattatori, così come i comuni col mangiaplastica hanno iniziato a installarle, ma lo dico anche come a livello di comunicazione, cioè quel passaggio che noi secondo me adesso dobbiamo fare è dare la dignità di questo tipo di raccolta, la stessa dignità della raccolta differenziata tradizionale e iniziare a comunicarla ai cittadini, quindi il cittadino, e questo è il ruolo dei comuni, deve comunicare che c'è anche questo tipo di raccolta specificando anche il motivo del perché c'è questo tipo di raccolta che è legato agli obiettivi, quindi che non è più, non deve essere più solo come nel sistema come è nato Coripet per gli incentivi che ricevi al supermercato, ma a spiegare la ratio vera di questo tipo di raccolta, che è il raggiungimento degli obiettivi e il mantenimento di un sistema che sta funzionando. Quindi questo è un elemento importante che dobbiamo fare assieme, dare la stessa dignità a quel sistema di raccolta così come alla raccolta tradizionale. Riguardo all'accordo di comparto e alla provocazione di Antonicelli sul tema della prepulizia, dico sì, cioè la prepulizia, il motivo della prepulizia sappiamo tutti che è dovuta in realtà a un errore nella raccolta differenziata, cioè va a correggere un errore, no? E quindi la richiesta di inserire poi dopo nell'accordo di comparto anche questo costo, che attualmente non c'è perché è considerato una correzione dell'errore, dico che bisogna, cioè, discutiamone. Questo qua spingerà, chiaramente porterà i consorzi a mettere il naso in questa cosa, perché inevitabilmente è un costo che non è dovuto alla responsabilità dei sistemi PR, e questo secondo me può anche essere interessante, che non sia più solo che i comuni danno il materiale ai consorzi e poi se ne dimenticano, ma che tutta la filiera sia integrata sempre di più tra di noi. E qua arrivo al passaggio in più di approfondimento che secondo me serve in questo momento per il comparto di cui io rappresento un pezzo, che è il comparto più delicato e quello normativamente anche messo più sotto stress rispetto ad altri. Che è il tema che giustamente è necessario fare un passaggio da raccolta a riciclo, e questo finalmente l'abbiamo capito tutti, ne siamo tutti consapevoli, ma la vera rivoluzione copernicana che sta per entrare, se entra questo regolamento europeo, è che gli imballaggi nuovi avranno l'obbligo di utilizzo di riciclato in percentuali importanti, cosa che le bottiglie ce l'hanno già, ma è un sistema che sta già andando avanti, si sta già strutturando per raggiungere quella cosa lì. Gli altri imballaggi, perché questo è su tutti gli imballaggi di plastica, non sono ancora strutturati, per cui noi avremo un grosso problema nel 2030, che non sarà la raccolta, ma sarà che non ci sarà materiale sufficiente da inserire all'interno degli imballaggi, e quindi si rischia di creare una schizofrenia nel sistema dei rifiuti italiano e europeo, tale per cui noi, siccome noi non riusciamo a dare il riciclato ai nostri
utilizzatori e produttori, questi li importeranno dall'estero e quindi noi raccoglieremo, ricicleremo, ma arriverà dall'estero. E quindi questo è un altro aspetto che noi dobbiamo tenere ben presente nel pensare ai nuovi sistemi di raccolta. L'ultima cosa che dico è il ruolo degli EPR, che secondo me anche questo è un altro passaggio che dobbiamo fare. L'EPR deve diventare sempre di più per il sistema il luogo di avvicinare la raccolta con il sistema dei riciclatori e la raccolta con il sistema degli utilizzatori, dei produttori, di chi produce gli imballaggi. Dovete conoscervi di più e noi come sistemi EPR dobbiamo essere questo tramite, perché dalla conoscenza reciproca nascono idee nuove sulla raccolta, idee nuove per rispondere alle esigenze che gli utilizzatori avranno, che ha il Sistema Italia per raggiungere gli obiettivi. Grazie. Grazie mille e chiudiamo il giro con un altro dei consorzi, Comieco, il consorzio della carta e cartone, gli imballaggi in carta e cartone, con il vice direttore Roberto Di Molfetta. Grazie. Ma grazie. Io ripercorrerò un po' alcuni temi che ha sviluppato prima Luca Piatto, proprio perché Comieco è nel sistema di CONAI uno dei consorzi pesanti. Insieme al vetro sostanzialmente copre gran parte dell'immesso al consumo e per fortuna anche da gran parte del riciclo e quindi contribuisce a quegli obiettivi. Io ho preparato così qualche numero, così ci distraiamo un attimo, e in termini di obiettivi di riciclo questo è l'obiettivo del paese, come diceva Luca, che non è fatto solo dalla raccolta differenziata dei comuni, ma nel caso della carta per più del 50% ormai dipende dalla raccolta differenziata comunale. Quindi questo obiettivo di riciclo, che al di là del numero dello scorso anno, che è un po' un exploit che potrebbe anche non ripetersi a breve, la cosa importante è che noi siamo stabilmente sopra l'80% di riciclo, quindi questo è un dato di riciclato, che era l'obiettivo al 2025 della direttiva sugli imballaggi. E c'è stato questo picco del 92, però questo è un punto di partenza importante, però è solo un punto di partenza. Come siamo arrivati qui? Siamo arrivati attraverso la raccolta differenziata comunale. Qui ci sono i dati in anteprima un po' del 23, di quello che è stato, che tra altre cose presenteremo in forma completa settimana prossima qui a Roma, il 10 nella Biblioteca del Senato. È fatto un sistema che vive di cooperazione tra il sistema dei consorzi, il sistema delle imprese dell'imballaggio e i comuni, perché questi obiettivi, questi risultati non si raggiungono senza una buona raccolta differenziata. Lo scorso anno il consorzio ha gestito 2,3 milioni di tonnellate tra carta e cartone, perché è un consorzio di materiale, è forse l'unico consorzio di materiale, pur non avendo un obbligo e non obbligando però i comuni a darci anche la carta. Però la carta grafica viene inserita nelle quantità gestite dal consorzio. E i comuni in conversione sono quasi il 90%, 95% degli abitanti comporti. Guardiamo i corrispettivi. Io mi associo a quello che diceva prima Luca, anch'io penso che insomma mettere insieme al numeratore i corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata e sotto al denominatore tutti i costi della gestione dei rifiuti in Italia municipale non sia proprio l'operazione giusta, poi avendo in testa magari il 42% di copertura. Ciò detto, Comieco riconosce all'interno dell'accordo ANCI, ha riconosciuto 190 milioni di raccolta per la raccolta lo scorso anno, raccolta degli imballaggi più delle frazioni merceologiche similari, quindi la quota di carta. Fuori dall'accordo attualmente ha riconosciuto, laddove i convenzionati sono integrati, altri 54 milioni di euro che non vengono contabilizzati nei 700 milioni e che sono che cosa? Sono i corrispettivi della cernita, ma la cernita fatta rispetto a una raccolta di qualità. Perché io ricordo che il 116 ha fatto mettere nel 152 un riferimento. I comuni organizzano la raccolta differenziata degli imballaggi finalizzata alla raccolta e al riciclo separata dagli altri materiali. Quindi nel momento in cui si fa una raccolta differenziata, nel nostro caso della carta e degli imballaggi cellulosici, ma con dentro la plastica, non è una raccolta differenziata fatta a norma.
Per cui quei 54 milioni vanno a coprire i costi di Cernita nel momento in cui viene a monte, che sono stati trattati con quel sistema che è stato detto prima oligarchico, è stato trattato con un sistema delle imprese private che comunque costituiscono un altro punto di forza in Italia per quanto riguarda la raccolta differenziata. Sono forse troppi, ma 300 impianti sul territorio garantiscono ogni 30 km un punto dove portare la carta e il cartone. Se la carta e il cartone è raccolta in prima fascia di qualità, quei 54 milioni coprono i costi, riteniamo anche in modo buon remunerativo, negli anni è stato riconosciuto tutta la parte legata all'aumento dei costi, costo fil di ferro, energia, coprono i costi della Cernita. Certo, se io parto non dal 3% ma parto dal 10%, quel delta oggi è a carico di chi fa la raccolta non separata per materiale e che quindi purtroppo entrano altri materiali, ma qui, come ricordava prima Luca Piatto, l'accordo quadro non è che si disinteressa. L'accordo quadro per tutti quei comuni che non riescono a raggiungere le performance qualitative ha delle risorse importanti e con AI e insieme ai consorzi ha fatto molto. Questo comunque, questi due dati sono un po' per chiarire meglio il contesto dal nostro punto di vista, ma non sono un punto di partenza, di arrivo, ma un punto di partenza. Perché? Io avevo un po' preso alla lettera il tema di oggi e ho provato anche a mettere in evidenza quali sono le nuove sfide per la filiera e in generale per il sistema, appunto, di cooperazione, comuni, sistema dei consorzi per raggiungere gli obiettivi del nuovo regolamento che fra breve viene formalizzato. Sicuramente il sostegno della raccolta al sud. Noi abbiamo ancora 700.000 tonnellate circa di potenziale di raccolta e dove sono queste quantità? Sono al sud e sono a Roma. Sono a Foggia, lo sappiamo bene, quindi Foggia è una delle città target per migliorare la raccolta differenziata e daremo tutto il nostro supporto insieme a CONAI, straordinario, al di là di quello che sono i corrispettivi ordinari, per fare il salto di quantità e di qualità. Sicuramente c'è un tema, appunto, qualità in fase di raccolta, ma ne abbiamo parlato tutto il pomeriggio, nuovi flussi di raccolta. Noi raggiungeremo gli obiettivi se riusciamo a intercettare, e lo dobbiamo fare, nuovi flussi che oggi sono coperti dall'ombrellone del 90% di riciclo, ma che non sono riciclati al 55% previsto dal regolamento al 2035. A cominciare dai cartoni per bevande, quindi noi stiamo facendo un lavoro importante per fare in modo che non vengano buttati più. O nella carta o nella plastica, i cartoni per bevande si possono riciclare, il consorzio se ne prende in carico e sta facendo investimenti poi per separarli dal flusso della carta e riciclarli in modo dedicato, in modo da recuperare la componente di carta e la componente di plastica e alluminio, cosa che oggi non avviene o avviene molto poco. L'altra cosa, ci sono tutta una serie di nuovi imballaggi, in parte legati, sono un effetto, diciamo, collaterale della SUP. La ristorazione veloce ha scelto in tanti casi l'imballaggio di carta, spesso è un imballaggio monocellulosico, quindi che non ha problemi di riciclo per la componente di plastica, ma che non vengono raccolti. Non vengono raccolti perché i servizi di raccolta oggi non lo fanno, ma non per inerzia o incapacità, perché questa esigenza non c'era. Sono servizi particolari, ci rendiamo conto che possono avere un costo di raccolta più vicino alla raccolta selettiva del cartone che alla raccolta congiunta della carta. Questo ad esempio è uno dei temi da allegato tecnico della carta, quindi come andare a intercettare nuovi imballaggi che oggi vengono poco raccolti in modo differenziato, in modo adeguato a raggiungere gli obiettivi di riciclo. Sicuramente c'è un tema, appunto, dell'ammodernamento della rete impiantistica. Qui in parte ci sta aiutando il PNRR, di cui si è molto parlato questa mattina, si parla in questi due giorni. La carta è un settore faro insieme alla plastica e tessile all'organico per quanto riguarda il PNRR. Ci sono più di 100 progetti in corso, più di 100 milioni di finanziamenti, e quindi con l'ammodernamento della rete degli impianti riteniamo di creare le condizioni per raggiungere anche gli obiettivi del nuovo regolamento europeo. Grazie. L'ultima cosa, un appello, scusate. Oggi con ANCI lanciamo un avviso per far candidare i comuni, in particolare i capoluoghi, a diventare capitale per una settimana, capitale del riciclo di carta e cartone. Per cui vi invitiamo ad andare sul nostro sito,
Quest'anno la capitale è stata Salerno, è stata una settimana intensa e molto proficua. Noi abbiamo una settimana in cui vengono aperti tutti gli impianti e parte oggi la candidatura dei comuni ad essere per una settimana capitali della raccolta e del riciclo di carta e cartone, insieme ad ANCI. Grazie. Grazie mille, grazie a tutti. Devo dire veramente grazie alla profondità degli interventi, tutti quanti. Ah, vai, Antonio. No, è chiaro che tra un po' ci assaltano, per cui non facciamo naturalmente repliche, però volevo precisare una cosa. La prima è che naturalmente noi guardiamo la parte negativa e la parte positiva, non abbiamo detto che 12 miliardi sono i costi per raccogliere tutti gli imballaggi in Italia, ma l'abbiamo detto per dire che il rapporto tra parte negativa e parte positiva è un rapporto molto importante. Sulla questione dei costi di cernita, e però dobbiamo anche darci atto che ci sono dei materiali che sono così ampi nella loro vasta gamma che per l'utente una qualche difficoltà nel riconoscimento esiste. Allora, buttarla tutta da una parte o dall'altra rischia di non centrare il risultato, che è quello di trovare soluzioni ad una sperequazione però intollerabile, perché se il costo della pulizia della plastica sporca al nord costa 40 euro e al sud 180 euro, non possiamo continuare a dire che è un problema solo dei comuni, perché non ne usciamo. Dobbiamo trovare una soluzione, come sempre, come questi 26 anni di collaborazione dimostrano, perché noi oggi possiamo parlare di numeri che fino a 3-4 anni fa non esistevano. Possiamo parlare di un sistema che si è sviluppato e da questo punto di vista il mio, più che una provocazione, era un invito a riflettere insieme su come centrare degli obiettivi che sono comuni, perché l'interesse è quello di tenere efficienti i costi, il rischio è quello di regalare importanti partite economiche a settori privati che speculano su questa tematica. Io volevo aggiungere una questione su questo tema, soprattutto dal lato di 25 anni di esperienza di porta a porta. Allora, dopo 25 anni ci sono ancora gli errori. Questi non è che si possono imputare solo all'ignoranza della cittadinanza rispetto al sistema. È chiaro che riconoscere gli imballaggi non è un'operazione facile né automatica. Quindi, allora, o mettiamo i costi nella selezione e nella cernita, o mettiamo i fondi nell'altra parte fondamentale prevista dal 116, che è la formazione e la comunicazione. Allora, se vogliamo andare a spiegare a tutte le signore Marie che ho nel nostro territorio cos'è imballaggio e cos'è non imballaggio e gli facciamo un corso personalizzato, forse conviene concentrarsi sulla cernita. Francesco, se posso dire solo una cosa, sono sempre io Calatafimi Saggesta, se posso dire qualcosa è come comune rifiuti zero. Nel tavolo non si è parlato invece del vuoto a rendere, non si è parlato dei negozi per i prodotti sfusi e quindi di quello che serve per anche riutilizzare i prodotti, per esempio andando nel supermercato, riutilizzando il proprio prodotto che viene da casa. Questo secondo me aiuta tantissimo ad abbassare, come stai facendo vedere tu, quello che è la produzione di tutti i rifiuti. Assolutamente, grazie, e devo dire, come tutti quanti i tavoli di co-working, di confronto, quando si esce così vuol dire che il confronto è andato bene ed è stato vivo, per cui veramente grazie a tutti e buona giornata e buon convegno ancora, grazie.